Eccolo, ci dice You are live, quindi StreamYard in questo momento ci porta sulla piattaforma Facebook, sulla pagina di Marinvilla. Speriamo che arrivi come al solito un po' di gente, ma innanzitutto ringraziamo per la partecipazione e per aver accettato il nostro invito Gaetano Savatteri. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie d'invito. Saluto il mio caro amico Danilo Villani, lo special guest di questa sera che torna a trovarci, che insomma non sarà la prima volta perché avremo un po' di sorprese anche per maggio. Bentornato Danilo. Bentrovata cara, buonasera Gaetano, un abbraccio forte a Gaetano, vero idolo del sottoscritto, e poi durante la chiacchierata spiegherò il perché e mi fa piacere essere di nuovo qui. Mi fa molto piacere. Allora, se mi permetti la prima domanda la faccio io, però Ma innanzitutto scusa, direi di tu sei la partire padrona un di po' casa. da quest'ultima pubblicazione di Sellerio, che sono le quattro indagini a Macari, che però in realtà, per spiegare un po' al nostro pubblico, sono la riunione, diciamo, di quattro racconti. Che Gaetano aveva già scritto per quattro diverse raccolte, queste raccolte deliziose che fa Sellerio, piene di vostri racconti con i personaggi principali, no? Avevamo Rocco Schiavone, c'era Montalbano, c'erano un po' tutti, Petra Delicato, Le e in quindi giallo, lei in giallo, infatti, io le chiamo c'erano le in giallo. Prima questi. de in ci sono tre punti, due puntini praticamente, che sono vacanze, Natale, lo sport. Crisi, le crisi, Sì, esatto. esatto. E quindi c'erano questi quattro racconti che sono un po' una sorta anche di prequel, no? Diciamo così, di quelli che invece poi sono i tre romanzi interi, e mi pare che questo fosse il primo, se non sbaglio, Esatto, vero esatto. Gaetano? Con personaggio appunto Saverio Lamanna, personaggio di cui io mi sono innamorata subito dal primo romanzo che, come capita, mi è capitato più volte con Sellerio, l'ho preso per puro caso, non perché ci fosse stato un consiglio o una grossa pubblicità in cui ero capitata. Siccome invece Sellerio me li vado proprio a cercare, appuntino apposta, perché ho una grande passione, mi era capitato in libreria questo tra le mani, l'ho preso e mi sono innamorata di questo personaggio. Molto particolare, diverso in realtà da quello che può essere l'investigatore classico o dal Rocco Schiavone problematico, no? Personaggio particolare di Manzini. Qui invece abbiamo un personaggio che trovo assolutamente più solare rispetto a, molto ironico, assolutamente. E quindi questi racconti sono invece un buon viaggio, un buon ritiro per volare anche in Sicilia. Allora, la prima domanda però è un po' ovvia. Come nasce il personaggio di Saverio Lamanna? Perché insomma sono curiosa di saperlo. E insieme a questo la domanda è la scelta della Sicilia di Macari. Vuoi la versione ufficiale o quella ufficiosa di come Allora, nasce? io ho capito che c'è una versione anche qua dentro, perché all'inizio ci sono un po' di pagine scritte da Sì, te c'è che una spiegano, no? Però, versione. quindi scegli tu cosa spiegare al nostro Allora, pubblico. alla prefazione ai quattro racconti, alle quattro indagini, che appunto sono racconti già usciti in passato. Siccome sono usciti in occasione anche della presentazione della fiction che è andata su Rai 1, io ho provato un po' a giocare con i lettori, un gioco un po' pirandelliano, dicendo che oltre al Saverio Lamanna che scrivo nei miei racconti, oltre al Saverio Lamanna che molti hanno visto nella fiction interpretata da Claudio Joè, c'è anche un vero Saverio Lamanna che io conosco personalmente, che è il vero Saverio Lamanna. Che naturalmente non è esattamente quello delle mie storie, ma si chiama Saverio Lamanna come personaggio delle mie storie. E quindi racconto, e in parte questo è vero, che quando dopo aver conosciuto Saverio Lamanna, che aveva appunto l'ho conosciuto in un momento in cui aveva appena perso il lavoro di portavoce di un sottosegretario del Ministero degli Interni qui a Roma, dove mi trovo,
Lì nacque insieme ad Antonio Sellerio, l'editore, l'idea di fare un personaggio seriale che non fosse, a me non piaceva di fare un detective, anche perché ce n'erano tanti ed erano inimitabili, da Montalbano a Schiavone e tanti altri. Ed era, ho pensato, come una cosa che conosco bene facendo il giornalista, ho pensato a tanti giovani, ma non più giovanissimi, giornalisti che vivono in questo eterno precariato, che devono arrabattarsi per inventarsi, insomma, per sbarcare il lunario, per fare un libro, un servizio, un articolo, un documentario. E pensavo a un personaggio così. E con Antonio Sandero, questo è vero, si pensò di fare di intraprendere la strada di questo personaggio. Tu hai detto bene quando hai parlato delle antologie, queste appunto con i puntini in giallo, perché la grande operazione che dovrebbe aver fatto Sellerio è di aver raccolto il primo racconto della Mana, che è quello che si trova adesso ad apertura di questa raccolta, in un'antologia, mi si chiamava, mi pare, Estate in giallo, Vacanze dove in c'erano giallo. dei personaggi già consolidati, amati dal pubblico, da lettori. Sto parlando appunto di Montalbano, sto parlando dei vecchietti del Berlume, di Schiavone, del signore La casa Consonni, di ringhiera, la casa di la ringhiera. Caserina di Recami. Recami. Insomma, diciamo che la Manna è stato preso sotto braccio da questi personaggi che erano già noti, amati e seguiti dal pubblico, e si è infilato lì con un esordio. Tant'è vero che alcuni amici e lettori mi hanno detto che quando hanno visto in quell'antologia il primo libro, il primo racconto della Mana, si sono andati a cercare un po' i romanzi, solo che i romanzi ancora non esistevano, i romanzi sono arrivati qualche tempo dopo. È stata un'operazione felice, fortunata, intelligente, credo, da parte dell'editore. Che mi ha consentito a me di fare crescere la Manna nel tempo e di metterlo un po', e insieme alla Manna al suo mondo, su Lema, Piccionella, questo suo piccolo mondo, e di farlo crescere nell'affetto dei lettori fin quando ha avuto le spalle abbastanza larghe per frequentare un romanzo tutto dedicato a lui. Bermanzi, a me piacciono tanto. Anzi, tre sono ancora pochi, Gaetano. Con me. Quindi spero ovviamente che si vada avanti e non per la serie TV. Perché a parte il fatto che mi è piaciuta moltissimo, ma io adoro leggere e quindi leggerlo cartaceo se avere la manna io lo trovo ancora molto più, No, ma anche tu, più no, no, dico divertente. anche questa cosa, se mi permetti, Lidia. Io la serie io l'ho vista veramente come uno spettatore, perché non ho collaborato alla sceneggiatura, perché io innanzitutto penso. Hai anticipato la mia domanda, Oh, scusi, dopo te la allora te la faccio faccio. fare, Danilo, te la Vai, fai la faccio domanda. fare. Ecco, io non, diciamo, con Livia c'è un tacito accordo che io mi occupo anche della fiction. Le mie domande verteranno molto sulla fiction. Allora, dicevo, Camilleri ha firmato tutte le sceneggiature, Manzini ha firmato tutte le sceneggiature. Quando io sono andato a vedere i titoli, che poi, diciamolo, il produttore è lo stesso, Carlo Degli Esposti, Palomar. Quando sono andato a vedere i titoli, il tuo nome non l'ho visto e sono rimasto un po' perplesso. Ah, fra parentesi, anche nostro amico Maurizio De Giovanni ha firmato sia le sceneggiature di Ricciardi e Pizzo Falcone. Vabbè, insomma, perché non c'eri, Gaetano? È una domanda un po' da un milione di dollari, eh? No, no, te lo dico subito. Io sono stato anche tentato, cioè è stata una cosa alla quale ho pensato a lungo. E poi mi sono rifatto, quindi diciamo due motivi, mi sono rifatto una parte all'esperienza, essendo io originario di Racalmuto, tu puoi immaginare bene che per me Sciascia è Leonardo Sciascia è un maestro di parole, anche se diciamo, non siamo mai stati amici perché ci dividevano età, esperienze e tante cose. Però io sono cresciuto con i suoi libri, anche con la sua figura proprio che, voglio dire, incombeva su questo piccolo paese dove sono cresciuto. E mi sono accorto che Sciascia non aveva mai firmato nessuno dei famosi film, da Todomodo al Giorno della Civetta, a Cadavere Eccellenti, che furono tratti dai suoi romanzi.
bisogna andare anche a cercare un po' le ragioni, considerando che Sciascia amava molto il cinema, amava follemente il cinema. E Sciascia diceva, alla fine sono due cose diverse e sono due prodotti in cui ognuno deve tenersi la propria libertà. Il secondo motivo, questa libertà io poi l'ho capita, perché inevitabilmente una fiction che fa delle scelte anche narrative un po' diverse, pensa soltanto che nella fiction di Macari, la mia Suleima, che il mio personaggio viene dal nord ed è approdato in Sicilia, lì Mi è una stai ragazza. anticipando tutte le domande, guarda Sì. che è una cosa, mamma Non mia, lo mi fai. stai, Allora, Gaetano, dico. mi stai uccidendo, mi stai. No, va bene, scusa, Però una dico, sintonia non è perfetta. che questa libertà mi consentiva di accontentare Livia, di continuare a scrivere i miei romanzi, i miei racconti col personaggio. Sicuramente è evidente che una fiction che ha avuto tanti ascolti influenzerà. Sarà difficile pensare che la Manna non abbia la fascia tra due gioie, ma nello stesso tempo io mi devo mantenere anche libero di continuare a seguire la linea dei miei personaggi. E Certo. questa credo che sia una libertà che mi consente, appunto, da una parte di non andare all'inseguimento degli episodi, dall'altra parte di non entrare nel gioco dell'inevitabile compromesso che fai quando c'è una produzione. Ti faccio un esempio: un produttore ragiona in termini anche economici. E c'era un vecchio produttore che diceva: se tu mi scrivi una piazza, Saverio La Manna in una piazza piena, io c'ho un sacco di comparse, ma se tu mi scrivi una piazza vuota, io posto meno. È evidente che per me scrivere una piazza piena, una piazza vuota, ha un significato diverso. Per il produttore già vede 150 comparse che deve pagare a 100 euro al giorno, e sono 1.500, sono un sacco di soldi. E quindi dici, scusa, a te, ma se fanno una piazza vuota non è buono lo stesso? E allora tu gli dici, vabbè, facciamo che la piazza è vuota. Siccome credo che il romanzo, il racconto sia il regno della libertà, noi tutti siamo dentro compromessi di lavoro, sentimentali, familiari, amicali, compromessi anche nobili, non sto dicendo compromessi cattivi. Quello spazio dove tu sei completamente libero, perché io mi devo inevitabilmente mettere dentro una contrattazione? No, facciamo che il personaggio è più basso, no, facciamo che sono invece di 5 o 2. E poi scrivendo la sceneggiatura e giocando dentro questo campo, quando torno poi a scrivere il mio romanzo, ritrovo quella libertà o in qualche modo l'ho perduta, perché naturalmente sono andato incontro alle esigenze degli sceneggiatori, della produzione, del regista. La scrittura è un lavoro un po' solitario che forse deve rimanere così, forse. Perfetto, Sono sì, era... d'accordo. ma sì, allora visto che abbiamo aperto l'argomento, permettimi di dire due parole sul casting. Cioè, è lui, è la Manna. Su Piccionello parlo dopo. Purtroppo Suleima, nonostante essere lontano sia qualcosa da perderci il sonno la notte, io mi aspettavo una bellezza nordica, essendo Suleima nata a Bassano del Grappa da padre irlandese, quindi sono rimasto un po' basito. Anche al momento, per carità, Ester Pontano è bellissima, ma quello che hai detto in precedenza mi riesce a far comprendere anche perché Ester Pontano ha avuto quella parte, fa No, parte a del pacchetto, diciamo. parte, come dire, di scelte del regista, sai, il film, come tu sai, è un lavoro collettivo. C'è Certo. dietro la fotografia, c'è quella che fa il casting, c'è il produttore, ci sono le location, c'è il posto. Ad esempio, ci sono tu vedi nella fiction, ad esempio, non si vede Palermo, che io invece racconto perché Gio è palermitano. Però quando poi ho parlato con una persona, vuol dire, altro, un grande professionista che si occupa delle fiction, delle location, mi ha detto: Gaetano, noi abbiamo girato in piena pandemia, era complicatissimo andare a girare a Palermo, era complicatissimo. Cioè, quindi abbiamo dovuto fare un compromesso, una scelta. Abbiamo trasferito gli interni della casa del papà di La Manna a Trapani, perché eravamo lì, perché spostare 90 persone in piena pandemia era complicato, perché
Palermo è una grande città, quindi ci sarebbero state più difficoltà, alberghi, ristoranti, i ristoranti erano chiusi nel periodo in cui giravamo, quindi abbiamo scelto una soluzione di comodo, che ci, di agibilità, di, con la paura che da un momento all'altro succedesse qualche cosa e che si interrompessero le riprese. Gaetano, posso dire che la cosa non si è sentita, questa rinuncia a Palermo, anzi, personalmente, vedendo il vostro Circeo, perché il Monte Cofano a me ha ricordato veramente il Circeo visto da Sabaudia, lì ho provato anche un po' di commozione, perché lo leggevo di questo Monte Cofano e poi vedendolo, purtroppo, vedendolo in televisione, ma la promessa di andarci è praticamente un must, e io dovrò visitare quelle zone, e vedendo quel Monte Cofano mi ha soddisfatto, cioè mi ha riempito, e posso dire sti cavoli di Palermo. Sì, infatti, per fortuna i luoghi di Macari sono i luoghi di Macari. C'è qualche spostamento che naturalmente è arrivato a qualche compromesso, ad esempio la fabbrica delle stelle che è ambientata a Venezia. A Venezia è stata ambientata. Però ambientata a Venezia, ma a Venezia non si poteva fare perché c'era la pandemia. La volevano poi spostare a Termina, a Festival di Termina, sarebbe stato anche molto bello, ma sì, non si è fatto nemmeno il Festival di Termina la scorsa estate. Alla fine hanno dovuto inventare di Sala Bianca un festival, perché avrebbero preferito girare durante i giorni e dentro un clima da festival anche siciliano, che potrebbe essere appunto il Festival di Termina, che ha una sua anche, come dire, storia. Caratura. Però non c'erano festival. E quindi anzi sono riuscito a portare a casa in quel bellissimo teatro di Segesta quel festival inventato, il Cinacria Film Festival. Quindi capisci che il libro io posso scrivere, prende un aereo e va a New York, poi la produzione dice sì, prende un aereo, affitta un aereo, andiamo a New York, ma se invece di New York ci mettiamo che in Latina non funziona lo stesso? No, io invece volevo fare una domanda, scusate, mi sono un attimo assentata, ho avuto un problema con il cane. La mia domanda invece è sulla Suleima cartacea a questo punto, perché invece forse io l'avevo immaginata in realtà mora, non avevo ben inquadrato il personaggio nordico, però insomma si può essere anche more. Però è comunque però un personaggio estremamente buona. Ed è un personaggio estremamente intrigante, cartaceo, ripeto, perché tra l'altro stuzzica molto la fantasia del lettore, e quindi io mi incuriosisco sulle nascite dei personaggi, di come arrivano, forse perché scribacchio e quindi mi incuriosisco. Come è nata invece Suleima? Perché insomma, dopo aver creato un personaggio pieno come quello di Saverio Laman, venuto magari dall'idea di cercarlo tra persone conosciute, invece come arriva Suleima e come arriva nella vita di Saverio Laman? Vabbè, Suleima arriva praticamente al primo racconto della prima sera, infatti su questo tu sai che, ad esempio, come questa cosa è stata anche riprodotta nella fiction, c'è stata tutta una piccola discussione social, diciamo, come la prima sera è già tutto fatto, già in un giorno stanno insieme. Nella racconta ancora più repentina la storia, nel senso che loro praticamente vanno a letto la prima sera che si conoscono. Però per capire questo io pensavo, ho pensato e penso ancora, che c'è un quarantenne più o meno che incontra una ragazza giovane, disinibita, libera, impegnata, che si auto sostiene anche nelle spese facendo questo lavoro di cameriera stagionale, e che sa che dopo un po' di tempo, dopo qualche settimana, tornerà ai suoi studi, alla sua città, ai suoi lavori. Ebbene, in questa dinamica, come spesso sappiamo, la relazione sessuale sentimentale accelera. Tu non è che c'è 3 mesi, vediamo se nasce una storia. Se tu, così, perché molte storie nascono durante le vacanze? Perché lì, quando il tempo è come se, dilatato da una parte,
perché c'è molto tempo, ma compresso, perché sai che tra una settimana parti, tra 10 giorni parti da quel posto, le cose raggiungono l'essenziale. E infatti su Leiva incontra la Manna e le cose, come si dice, passano velocemente alle vie di fatto, insomma, non c'è bisogno. Casomai invece l'innamoramento è una cosa più complessa e più lunga. Anche perché mi ha stupito in questa discussione social, mi ha stupito che nel 2020, nel 2021, ci stupiamo ancora che un uomo e una donna, dopo che si conoscono, possono andare a letto la stessa sera. Cioè, mi è sembrata una discussione un po' da ottocentesca, il piedino, la manina, la caviglia, cioè, sì, certo, in quel tipo di romanzo impiegavi 2 anni per dirgli scusi lei, vorrei che fosse mia moglie, ma oggi casomai molto più complesso, più lungo, è il consolidamento di queste storie, che possono rimanere solo di una notte, possono rimanere solo di 3 giorni, o possono diventare invece ad essere più lunghe. E allora lì nascono poi, ci si comincia a misurare, nascono le difficoltà, l'affascinazione per l'altro, lo stupore o anche la delusione per l'altro. E quindi in realtà voglio dire, questo nome, Suleme in questo appunto è questa qua, la donna libera, indipendente, che appunto studia, lavora, si muove, pensa alla sua carriera e che a un certo punto incontra un giornalista un po' sfigato che è naufragato su quella costa siciliana, reduce da un fallimento, forse gli ha fatto anche un po' di tenerezza. Gaetano, sono una bella coppia. Certo, Gaetano, se Livia permette parlerei un attimo di Peppe Piccionello. Eh beh, ma sarebbe stata la domanda successiva. Tu fai quello televisivo, io faccio quello cartaceo. Possiamo far coincidere le cose, nel senso, volevo chiedere a Gaetano, allora, per me Peppe Piccionello è un co-co-co-protagonista, perché non è il protagonista assoluto, ma siamo lì. Allora, in termine teatrale o cinematografico, la coppia è chiamata Buddy Buddy. Abbiamo avuto degli esempi nel cinema americano come Jack Lemmon e Walter Matthau, ma anche gli stessi Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, con le dovute proporzioni, che poi Gaetano io considero fra i più grandi artisti che l'Italia abbia prodotto, entrambi, perché quando sono stati messi poi alla prova vera hanno dimostrato grandissima classe e grandissima professionalità. Allora, ti volevo dire, Piccionello è l'emblema della sicilianitudine, tu ce lo presenti così, quella positiva, quella bella, quella dell'essere svegli, dell'essere intraprendenti, però ha un lato comico, una verve comica indiscutibile. Noi abbiamo, con i tuoi omologhi, un Catarella che è una macchietta, un dintino che onestamente io non sopporto perché è talmente coglione che mi è anche antipatico. Allora, come hai fatto a coniugare il ruolo pesante di Piccionello con la vis comica? Ma sai, io ho pensato una cosa, tu dici giusto quando parli delle coppie, perché noi abbiamo le grandi coppie comiche, Stare Olio, cioè, la coppia comica è un classico, no? Il Buddy Buddy proprio fanno parte, come dire, proprio del drama spettacolo, Totò e Peppino, ce ne sono, Walter Chiari e Campanini, ci sono poi vari modi di modularlo, il famoso Vieni Avanti Cretino, no? C'era quello che faceva l'intelligente, quello che faceva lo stupido, ci sono mille modi. In più a questo si associa anche che c'è una grande tradizione di coppie investigative, a partire da Sherlock Holmes, sì, e Watson, no? Certo. Quindi anche quelle, ma anche Indiana Jones e la sua compagna sono una coppia, ci sono coppie, voglio dire. Ma ti dico anche quello, ma questo lo dico adesso che l'ho scritto, non ci pensavo prima, fondamentalmente
ho capito che l'ispirazione probabilmente che era sepolta dentro di me, che ha la mia età più o meno, se la ricorda, sono attenti a quei due, come la Gemu e Tony Clark, che era una coppia brillante di investigatori, ti ricordi? Erano due brillanti, l'inglese e l'americano, l'inglese freddo con lo humor inglese, l'americano un po' più spaccone e che risolveva magari con i pugni quello che il suo amico avrebbe risolto con il ragionamento. Quindi The fondamentalmente ho Persuaders. capito che c'è questa cosa, che probabilmente è nata quando avevo 7-8 anni e vedevo con quella bellissima sigla iniziale che ancora ce l'ho. Di John Barry. Esatto. Quindi, poi per quanto riguarda invece Piccionello e la Manna, sono in realtà Piccionello e la Manna sono due modi di essere siciliani. Quello di la Manna è un modo di essere siciliano di testa. Poco fa citavo Sciascia, è quella, il siciliano sciasciano, a volte anche un po' freddo, ironico, che smonta tutto cerebralmente e a volte cade, crolla perché non si può stare sempre sulla testa. Piccionello invece entra in relazione col mondo empaticamente, è il siciliano della passione, dell'abbraccio, dell'affetto, del proverbio che sa bene che è un luogo comune ma che aiuta a vivere, cioè, sa come si sta a un funerale, sa cosa si dice quando c'è qualcuno che sta male. Sappiamo tutti, anche Piccionello sa che sono cose che si fanno tanto, che si devono fare, ma si devono fare perché sa che le relazioni sociali, come la corda civile delle relazioni sociali, è data anche da questo: buongiorno, buonasera, come sta? La sua signora, mi porti i saluti. Piccionello questa cosa la sa. La Magna invece è uno che pensa che questa cosa sia inutile, non serve più, che sia solo una grande ipocrisia, ma in realtà dentro di noi, ma te lo posso dire a questo punto non più da siciliani, da italiani, noi abbiamo comunque questa cosa. Noi siamo esattamente, eravamo prima del collegamento, tu sei tifoso di una squadra, ti accanisci, ma tu sai anche, voglio dire, che non ami la degenerazione della tifoseria, la follia che a volte può No, portare anche delle cose senza senso. Tutti assolutamente. viviamo dentro questo gioco di intelligenza ironica, ma che ogni tanto cediamo. Cioè, quindi se io ti dico, non tutti i romani mangiano naturalmente la matriciana, la carbonara tutto il giorno. È buona la carbonara, è buona la matriciana. Mentre la mangio sono piccionello, mentre i miei amici mi dicono: ma no, andiamo a mangiare il sushi, e io dico: ma basta carbonara, andiamo a mangiare il sushi. Allora in quel momento sono la manna. Ma ci vai obtorto collo a mangiare il sushi? Ma forse ogni tanto, certo, magari ci vado, sono incuriosito, voglio, e poi vedo lì, dico, certo, se mi fossi mangiato piatti di carbonara. E fino a quel punto c'era ragione Piccionello, che diceva: ma che mi ha portato a mangiare? Quindi tutti siamo un po' testa, un po' pancia, un po' testa, un po' cuore. E in questo i due rappresentano queste due polarità. Livia, convieni che la coppia però è molto ben assortita, eh. No, assolutamente. Mi sono venute in mente anche altre coppie celebri, comunque in generale, ed è l'importanza in realtà della comicità. Non è che possiamo pensare solo, tu dicevi Danilo, quanto Franco Franchi e Ciccio Ingrassia possano aver dimostrato poi dopo con interpretazioni più serie la loro bravura, ma ci vuole una bravura immensa a far ridere la gente. A far Anche. ridere le persone, quindi secondo me è ancora quello di più può dimostrare quanto una coppia funzioni veramente. Mi sono venuti in mente Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi. Sì. Con Tito tutta ritinto il tetto, scusate perché io la so a memoria, perché secondo me quella era geniale, era assolutamente geniale e loro la rendevano in una maniera perfetta. Che dobbiamo dire di Ugo Tognazzi e di Vianello? Niente, lo sappiamo perfettamente, no? Qual era lo spessore di questi grandi personaggi. Quindi sì, la coppia, tra l'altro loro due, a parte sullo schermo, mi sono piaciuti da morire perché sono in realtà addirittura antitetici, no? Si vede il loro essere un po' l'uno, lo specchio o la spalla dell'altro. E quindi questa cosa, secondo me, dai romanzi è stata invece colta perfettamente. Sì, infatti,
Hai perfettamente ragione. Lì, quello che mi portava al di là poi di tante cose. Naturalmente ci sono tanti che hanno letto il libro che dicono: ma io me lo immaginavo diversamente, quella cosa. Vabbè. Ci sono cose che si perdono e cose che si guadagnano in ogni trasposizione. Però credo che lo spirito sia, sia stato colto, lo spirito complessivo se uno si mette con la penna, la matita rossa e blu, come dire. Ma stiamo parlando di due prodotti diversi. E ci consente anche di vedere quella cosa, di continuare a leggere il libro senza pensare di trovare nel libro il copione della fiction. La fiction prodotto, che naturalmente ha anche dei numeri molto più bassi, inevitabilmente, quindi deve piacere alla ragazzina di 12 anni, alla signora di 80 anni, al lettore, al non lettore, e poi ci saranno lettori che continueranno a. Magari mettendo insieme un cocktail di pezzi e volti della TV, pezzi e volti della propria immaginazione. E poi nel libro c'è una cosa: nel libro c'è l'intelligenza del lettore. Se io scrivo in un libro era un malinconico tramonto, il mio malinconico tramonto non è quello di Livia, non è quello di Danilo, ma ognuno ha un suo malinconico tramonto. E Certo. ognuno ci mette quello dentro. E ognuno ci mette quindi poi qualcosa in più. Io, ad esempio, nel libro, lo sai, Livia, spesso gioco a interpolare citazioni di canzoni buttandole lì, di poesie. E credo che quello è un gioco che fa con il lettore. Se gli piace, li coglie. Se non li coglie, campa lo stesso. Non significa che non. E non li metto nemmeno tra virgolette, proprio perché se io cito una frase, una cosa che mi viene una canzone, la cito perché è un gioco, un piccolo gioco con il lettore, come c'era sulla settimana enigmistica, indovina dove è Pierino, no? Io so che c'erano quei disegni che c'era. Corvo, il corvo parlante. Esatto. Quindi il lettore lì lo coglie, non lo coglie, lo coglie secondo la sua. Le sue letture, la sua esperienza, la sua età anche, la sua età. Diciamo citazioni, io spero, ad esempio, cito Battisti, magari se lo legge uno di 24 anni o di 25 anni non gli dice nulla, invece a me dice una cosa. Quindi il libro ha un alleato che è il lettore, che è un alleato fondamentale e misterioso. Tant'è vero che non lo sappiamo, quando parliamo di libri. Ognuno ha trovato nel libro delle cose che appartengono alla sua vita, che non sono nel libro, che appartengono alla sua vita. Gaetano, Vai. No, è una domanda tecnica in vai, realtà, vai, è quello falla, falla, che prego, prego. io ho fatto le dirette sia con Maurizio De Giovanni, con Gabriella Genisi, quindi erano un po' le fiction del momento, No, ed abbiamo entrambi fatto hanno una detto, diretta con Carlotto, è quello che volevo dire io. con Carlotto dopo l'Alligatore, e tutti hanno detto che la fiction ha rimesso in moto la vendita dei romanzi. È capitato anche a questi, perché comunque magari la fiction è stata vista anche da persone che non conoscevano l'esistenza di quei Sì, romanzi. non è un caso che infatti poi tu hai appena parlato delle quattro indagini che proprio sono state, come dire, sono state ripubblicate proprio in occasione della fiction, anche perché alcuni episodi sono tratti da quei racconti, quindi hanno messo in moto sia questa riedizione, questa riunione, questa raccolta di racconti, sia hanno mosso anche i romanzi. Stiamo parlando però inevitabilmente di grandissimi numeri, quando tu hai spettatori 5-6 milioni di spettatori, considerando voglio dire, che un libro per quanto possa vendere, può vendere diciamo, un libro per 1 milione, ce ne sono altri 4 che, altri 5 che avanzano, quindi di quelli qualcuno si incuriosirà, qualcuno poi magari, perché ci potrebbe, qualcuno dirà preferirò la fiction. Perché magari aveva immaginato un tono diverso, perché poi si scoccia, perché poi non gli sembrano così aderenti i personaggi a quelli che ha visto in televisione. Però questo vuol dire. D'altra parte, sai, le fiction sono come i figli. Cioè, tu fai un figlio, quando nasce, a chi somiglia? Alla mamma? Un po' a papà? Un po' alla nonna? Però, anche se somiglia un po' alla mamma, un po' al papà, non è né la mamma né il papà. È una cosa diversa, un'autonomia, un suo carattere che potrà apprendere delle cose. Io faccio sempre una battuta, io sono come Molinaro, faccio farina,
Poi ognuno, c'è chi fa pagnotte, c'è chi fa dolci, c'è chi fa biscotti, ma io faccio E farina. chi fa panettoni come Fiasconaro? Sì, mi Quest'anno ho comprato la colomba. Allora, visto che Livia mi ha delegato ampio spazio sulla fiction, io volevo che tu mi salutassi e facessi i miei complimenti a Michele Soavi, perché io sono rimasto stupito della regia. Perché non mi aspettavo una regia così solare, così piena di vita, perché la mia immagine di Michele Soavi era completamente diversa. Sappiamo che è allievo di Dario Argento, lui è un fenomeno dello splatter, del thriller. Ecco, io sono rimasto letteralmente sorpreso. E questo è un dato che dimostra ancora una volta quanto noi italiani, oltre ad avere tutti quei pregi, un pregio che abbiamo è che siamo poliedrici. Ma infatti lo farò, ti riporterò questa cosa perché lui è molto felice e l'altra volta parlandone mi ha detto: in realtà con questa fiction e anche con questi luoghi che io dicevo, conoscevo per la prima volta, ho trovato la leggerezza. Ho trovato la leggerezza che forse è un momento della vita particolare, ognuno di noi. D'altra parte, a me questa cosa della leggerezza a me piace. Perché a me piaceva anche fare, mi piace fare dei racconti che siano leggeri, che diano la possibilità. Io parto sempre non parto mai da una trama, nei libri parto sempre da un contesto, chiamiamolo così. Mi piace pensare alle montagne, questa storia l'ambientiamo tra i giovani, no, questa storia l'ambientiamo. Cioè, mi piace disegnare prima il paesaggio dove ci sono i miei personaggi, o un paesaggio o anche un paesaggio sociale, non solo un paesaggio geografico. E poi lì muoversi. D'altra parte la leggerezza, Danilo e Lidia, io credo che la leggerezza e l'ironia sia la cosa che ci impedisca, specialmente in un periodo come questo, di vivere nella rassegnazione o nell'indignazione perenne. Perché qua noi siamo stretti tra la rassegnazione, il mondo va come va e non potremo fare nulla, o il paese va come va e non possiamo fare, oppure l'indignazione è tutto magna magna, sono tutti degli stronzi, che uno poi si mette sul computer, insulta la gente così a gratis. L'ironia e la leggerezza ci consentono, è una risata ogni tanto, ci consentono anche di essere seri, ma allo stesso tempo di non cadere, di non precipitare nei due abissi che si spalancano ai nostri fianchi, che sono l'essere o prevalentemente incazzati o prevalentemente depressi. Eh no, lo trovo assolutamente giusto. Ed è anche questo il motivo per cui io amo molto questi libri. Questo è l'ultimo, così insomma li abbiamo fatti vedere praticamente quasi tutti. Il lusso della giovinezza, quindi è l'ultima uscita, a parte le quattro indagini a Magari, che logicamente, Senti, come oltre abbiamo ai detto, libri, permettete che li mostro riuniscono. qualcosa. Vorrei mostrare qualcosa che è una nota di colore oltre ai libri, perché a Che questo devi punto. fare? Peppe Piccionello tutta la vita. Sempre. Cioè, io non le chiamo infradito, eh. E Gaetano, io sono antico, Come le li chiami? chiamo Sayonara. Sayonara, è vero, si chiamava Sayonara. Io sono antico, io sono nato negli anni 50, quindi conservo dentro di me certe tradizioni. L'infradito è un lemma recente. Fin da piccolo si chiamavano Sayonara e veramente ti lessavano i piedi, magari fossero state come quelle di oggi, ti lessavano i piedi. Io arrivo Chiusa già la direttamente all'infradito. nota di colore. Va bene, quindi comunque siamo, diciamo, quasi in chiusura, però Dai, all'ultimo siamo una tu bella coppia, invece. buddy buddy, e te, Livia, una bella coppia, noi. Dicevo che appunto l'ultimo, perché insomma così i nostri ascoltatori, se non li conoscono, se li vadano a comprare in libreria, come diciamo sempre, le nostre librerie indipendenti, questo è il lusso della giovinezza e qui lo porti da un'altra parte, quindi come giustamente hai detto, parti da un contesto, lo hai portato
in un altro luogo sulle Madonie, insomma, no? Quindi. Sì, l'ho portato sulle Madonie perché, e questo ha a che fare molto con quello che è lo stereotipo, no? Anche in occasione della fiction si è parlato tanto, il sud, il solito sud stereotipato, il sole, il mare, il pomodoro. Ma quello c'è. Quello Allora, c'è. io sto dicendo, è chiaro che lo stereotipo è in agguato. È chiaro che viviamo dentro lo stereotipo. Però non è che se io faccio, voglio dire, da Sicilia dove piove sempre, ho fatto una cosa, una genialata. Ho solo sbagliato la settimana per andare in Sicilia in vacanza. Cioè, non è È che vero. dai, piove sempre. Dici, no, hai sbagliato la settimana, ti è capitata la settimana sbagliata. Così come Roma. Cioè, Roma è chiaro che io ci vivo e la vedo quando c'è il cielo terso, quando voglio. E poi la posso pure fare perché piove pure a Roma, posso pure farla con la neve perché ogni tanto, ogni qualche anno nevica pure. Non è che se io faccio Roma sotto la neve, cioè non è Mosca, non è che ho detto ci sono le renne che camminano, ho inventato una cosa geniale. E se a Roma voglio dire c'è quello voglio dire che ti insulta la macchina. Ma quello c'è, posso anche non farlo. Posso dire che tutti si parlano in francese e dicono s'il vous plaît, però come, ho fatto una Roma distopica. Allora, quindi il luogo comune lo dobbiamo attraversare, è quello che io tento di fare nei miei romanzi: attraversarlo. I personaggi sono consapevoli che ci stanno dentro quel luogo comune. Possono anche percorrere, i luoghi comuni si chiamano comuni perché ci sta un sacco di gente là dentro, se no non sarebbero comuni, sarebbero esclusivi. I luoghi comuni ci abitiamo in tanti dei luoghi comuni. E allora la questione è che i personaggi lo devono attraversare, sapere consapevolmente che stai nel luogo comune e magari tentare di districarti o percorrendolo o sfuggendoci. Però questa cosa che io tento di fare, che è proprio lo svelamento di alcuni luoghi comuni, probabilmente nella fiction è più difficile farlo, ma nel libro, essendoci quella complicità con il lettore, è più facile farlo, però non è che dobbiamo anche essere terrorizzati dal luogo comune, perché chi trova un amico, trova un tesoro, sarà un luogo comune, però avere un amico è meglio che avere un calcio in bocca, no? Gaetano, io ho notato una cosa che secondo me è molto molto importante e ti accomuna, adesso forse dirò una un'iperbole, ti accomuna al maestro Camilleri. Il fatto che voi siciliani, nei vostri scritti, trattate la mafia con distacco, cioè non ne fai un dramma come ti aspetti da un siciliano, è molto trattata con distacco. E questo, su questo ti faccio veramente le mie congratulazioni, perché riesci ad evitare questo luogo comune, perché la mafia nella letteratura è quasi una trappola per il luogo comune, e tu la riesci a evitare, come ha fatto in precedenza il maestro Camilleri. Ma lo sai perché io mi impongo questa cosa? Io sono cresciuto, ho cominciato a fare giornalista a Palermo, ho attraversato anche la stagione degli anni 80, le stragi del 92, e mi ricordo in quegli anni, io cerco, naturalmente avevo voglia sempre di scrivere, ma soprattutto leggevo comunque. E mi ricordavo che per colpa della mafia e dei mafiosi, dell'attacco violentissimo che hanno fatto allo Stato, la Sicilia stava sotto una cappa glaciale. Dalla Sicilia non poteva venire fuori nessun libro, nessuna narrazione, nessun film che non fosse sulla mafia e sull'antimafia. Cioè non potevi scrivere nel 91, nell'85, nell'86 un romanzo d'amore in Sicilia, lo potevi scrivere a patto che l'uomo, il ragazzo fosse figlio di un mafioso e la ragazza figlia di un magistrato. Potevi scrivere una storia di amicizia? No, lo potevi scrivere a patto che due ragazzini,
giocano insieme, poi uno diventa un mafioso, uno diventa un poliziotto. Eravamo condannati a scrivere di quella cosa, ma era anche naturale, se ci sono le bombe che scoppiano per strada, i morti per strada, è difficile raccontare che in primavera sbocciano i fiori, perché la gente si mette a ridere. È come scrivere un romanzo ad Aleppo o a Damasco mentre ci sono le bombe, o in Libia. Sì, forse lo potremmo scrivere tra 5 anni, ma adesso se arriva un libro dalla Libia ci aspettiamo che ci racconti una cosa. Tanto è vero che poi sappiamo che tanti libri sono stati pubblicati col tempo di dopo. Nel 94, dopo le stragi, dopo gli arresti di Rina, dopo il successo del maxi processo, dopo tutta una serie di cose, quando questa cappa comincia a rompersi, arriva Camilleri e scrive nel 94 La forma dell'acqua, che è il primo romanzo dove c'è un delitto normale, chiamiamolo così, delitto di carta, dove c'è un giallo, dove la mafia non è dominante. Quella è stata una liberazione. È stata una liberazione dei siciliani in primo luogo, della possibilità che in Sicilia ci fosse anche un altro tipo di racconto, un tipo di racconto che avesse a che fare con i sentimenti, con l'amicizia, con l'amore, anche con la mafia, certo, anche con la mafia laddove c'era la resistenza, ma che non fosse totalizzante. Perché per fortuna uscimmo da quella guerra civile, che di questo si tratta, di una guerra civile a bassa intensità che si combatteva nelle strade, nelle piazze e nei paesi della Sicilia. Allora, questa cosa, questa liberazione che ho sentito quando ho letto il primo libro di Camilleri e poi gli altri, questa liberazione che finalmente... Cioè, io mi ricordo che negli anni Ottanta la Mara Verna, a causa, voglio dire, dei morti, delle stragi, di quello che comunicava la Sicilia, aveva cancellato dalla pubblicità televisiva Amaro Siciliano, e Amaro Averna, il gusto pieno della vita. Quando poi la Sicilia è tornata ad essere una terra complicata, difficile, con un sacco di problemi, ma un posto dove si può andare perfino a fare turisti, a Palermo, non solo i turisti del macabro, ma i turisti della bellezza, è tornato Amaro Siciliano, il gusto pieno della vita. Anche aziendalmente, lo vediamo oggi, voglio dire, anche questa voglia di Sicilia, il cannolo, i siciliani, il negozio, la gastronomia, il cibo. In quel momento era come dire, cronache dal Vietnam è stata la guerra, era difficile associare la Sicilia a una cosa diversa. Quindi io bisogna ringraziare veramente il maestro Camilleri che ha colto questo momento e ha aperto una grande strada, Andrea, a una letteratura piena anche di altre cose. Non significa fregarsene della mafia, ma significa che c'è la mafia, va affrontata, ci sono, voglio dire, libri, strumenti, magistrati, indagini, inchieste giornalistiche, ma c'è anche la possibilità di raccontare altro. Gaetano, visto che Livia prima lo ha mostrato, Il lusso della giovinezza, la tua ultima opera, a me ha colpito molto, perché almeno questo è il mio parere, ho notato che tu hai lavorato tantissimo sui personaggi e soprattutto alla loro maturazione, ma coincide anche con la tua? Mi vuoi dire se sono vecchio? Mi stai chiedendo? No, maturazione letteraria. Gaetano, io sono meno giovane di te, quindi siamo diversamente giovani tutti. È bravissimo, bravissimo. No. Io piano piano sta maturando anche dentro di me il rapporto con loro, tant'è vero che, come vedi, ne stanno venendo fuori anche pezzi di loro vite, le vite di Picciolello, la vita di Lamana, perché piano piano, voglio dire una cosa che mi dà fastidio quando la si dice, ma li conosco meglio anche io, mi sto cominciando, sto cercando di capire anche, ad esempio nel caso di Piccionello, di togliergli un po' quell'elemento macchiettistico che magari un po' rischia di avere a volte, e quindi dargli una biografia che sia anche affetta dai sentimenti, di relazioni, di debolezze, così come per Saverio, essendo, voglio dire, sempre molto smart Saverio, sempre molto sul pezzo, con la battuta giusta, ho detto diamogli, come dire, un momento di crisi. Quindi da una parte me lo sono portato in montagna, essendo lui appunto un marino, e quindi già gli ho dato uno smarrimento geografico,
In più gli ho dato uno smarrimento generazionale di un quarantenne più o meno che non è né vecchio né giovane come tutti i quarantenni, che vede che i padri, le madri, i più anziani sono protetti, sono tutelati. D'altra parte questa è stata, se vuoi, anche il dibattito che percorre in questo momento il nostro paese, gli anziani, i giovani, penalizzare i giovani per favore degli anziani, proteggere i vecchi e così via, non voglio entrare in questo dibattito, ma quello è un dibattito che naturalmente chi sta nel mezzo, cioè io l'altro giorno, tanto per dire, l'altro giorno parlavo con un amico che ha 42 anni e mi ha detto, ma noi quando ci vaccineranno? Non se ne parla, dici, non è che dici mentre partiamo dagli anziani, cominciamo anche le 18 anni, andiamo a salire. Siamo rimasti nel no man land, nella terra di nessuno, dici, a settembre, ottobre, novembre. Però dici, dai, per fortuna, se ti ammale, c'hai 40 anni, non hai grandi rischi. Però quindi tutta questa cosa, in realtà c'è un'età di mezzo, che è un'età che non si sa bene, sei giovane. In Italia tu sai che a 40 anni sei giovani artisti, giovani registi, giovani scrittori, poi a un certo punto ti trovi a 60 anni e allora sei vecchio, no, non sa. In questa età di mezzo, dei quarantenni, credo che sia, volevo mettere, sapevo, in questa età in cui non devi scegliere se essere giovane o se essere vecchio, e lo devi scegliere giorno per giorno. Beh, ma i prodromi di questa maturazione io li avevo percepiti anche nel racconto, non mi chiedere il titolo, non me lo ricordo, che però ho trovato bellissimo, ambientato a Gibellina. Alla città perfetta, sì. Esatto, e pure lì ho visto sia un piccionello, ecco, forse lui, diverso rispetto ai racconti e ai romanzi che l'avevano preceduto. Sbaglio, Gaetano? No, non sbagli, è vero, non sbagli, perché poi Piccionello sentivo anche io che era... alla fine rischiava di diventare troppo una maschera, troppo come senza, e quindi ho sentito l'esigenza proprio di, se no diventa veramente la macchietta, non mandava di fare come dire, perché Piccionello c'ha una sua umanità, c'ha una sua biografia, è figlio di quella cosa. Magari non aver letto tutti i libri che ha letto la Manna, magari non sarà. C'ha tanti parenti pure. Tanti parenti. Però Cianello è l'amico che tutti abbiamo, quello a cui tu chiami e dici: guarda, mi si è fermato la macchina, conosco un meccanico, ho bisogno di darlo, te lo mando. Tutti abbiamo un amico che ci risolve un po' di guai. Perché? Ma questo amico non è che ci risolve un po' di guai perché è più competente di noi, perché è una rete di relazioni sociali che sa mantenere. Ricorda, cioè, quello che sarà, dice: guarda, c'è il falegname, no, guarda, aspetta un attimo, devi sistemare questa cosa, aspetta, poi andiamo, che c'è il negoziante amico mio che ti fa lo sconto. Quelle sono persone che hanno un bagaglio di relazioni sociali che non buttano via, che tengono cara, che rinverdiscono, che rinnovano, perché certo, se io vado a comprare una cosa a un negoziante ci torno dopo 10 anni, però vuol dire che in quei 10 anni il nostro amico ci è ripassato, ci è tornato, ci è andato, l'ha salutato, ci sono presi il caffè insieme. E quindi questa è la capacità che non tutti hanno di mantenere relazioni che noi, per velocità, per i tempi frenetici in cui viviamo, spesso ce ne siamo dimenticati di questa, oppure li racchiudiamo in una rete molto piccola, che è la rete delle amicizie che riusciamo a gestire, e deleghiamo tutto a Facebook, pensando che Facebook ci consenta di presentarci e farci fare lo sconto da uno di cui siamo amici su Facebook. Ma quello manco ci riconosce, anche se è amico nostro su Facebook, quando gli andiamo a chiedere lo sconto. Ma il tema dell'amicizia è molto importante, non solo per Savatteri, ma credo per tutti i siciliani. Per voi è un valore quasi sacro. Per tornare a Camilleri, scusa se io lo paragono a te, ma adesso pure questa è una castroneria, io ti reputo suo erede, metto le mani avanti. Danilo, però... diciamo Danilo, più che erede, diciamo che da Camilleri è lo zio che tutti avremmo voluto avere. Esatto, zio che tutti avremmo voluto avere, e che ci ha accompagnato con le sue storie. Il tema dell'amicizia con Camilleri è qualcosa che va oltre
l'essere collega, guarda, con Fazio Montalbano non è collega, è amico, con Mimì è amico, cioè con Mimì soprattutto. ma anche con Fazio c'è una stima enorme, anche perché con Mimì c'è quasi una piccola rivalsa che raggiunge certe volte anche lati comici. Con Fazio c'è proprio la collaborazione totale, è bidirezionale, questo dicevo. No, perché con Fazio c'è la collaborazione, come dici tu, ma è quasi sempre solo lavorativa, cioè nella vita personale dell'altro non entrano mai. C'entra Mimì invece, perché il discorso che faceva Gaetano dell'amico con le relazioni o comunque dell'amico che ti risolve il problema ce l'hanno salvo e Mimì. Quando c'è il problema, mi viene in mente la scena di quando lui sull'isola deve lasciare Livia da sola, chi chiama? Chiama Mimì che lo va a sostituire. Quindi forse il rapporto invece di Piccionello e la Manna è più simile, nel senso che comunque, anche ripensando a qualcuna delle scene della fiction, viene in mente che se gli serviva qualcosa perché il tetto o c'era da rimettere a posto la cucina, eccetera, è ovvio che lui il primo che chiama. Non è suo padre a Palermo, è ovvio che chiama Piccionello, quindi Erano le poi. famose ceramiche di le La ceramiche di Pugliedoro. No, ma tu, Danilo ha ragione. Camilleri ha scritto delle pagine bellissime sull'amicizia siciliana maschile. E ci sono delle lettere, citava Camilleri, fra Capuana e Pirandello, che proprio iniziano, che sembrano delle lettere di amore, caro Lulù, cioè con i diminutivi, amico mio amatissimo, ti bacio e ti abbraccio. Quindi c'è un'amicizia, è vero, Danilo, c'è un'amicizia che è anche, diciamo, un'amicizia corporea, fisica, sensuale, come dire, e questa sicuramente è molto forte, può anche diventare ricattatoria, perché può diventare, infatti poi le amicizie sono così, ma quando si rompe un'amicizia al sud diventa come dire che due non si parlano più per tutta la vita, non per un giorno. E tu gli dici: ma come? Dai, alla fine non ha fatto niente di che. Lui dice: no, per me è finita, basta, perché i grandi amori naturalmente implicano anche grandi delusioni, grandi Delusioni. rotture, grandi ferite, grandi dolori. Questa amicizia c'è. In più, tra la Manna e Piccionello c'è un'amicizia data anche da due modi diversi di concepire il mondo, quindi è un'amicizia anche conflittuale, perché due hanno due modi diversi, cioè di concepire le relazioni con gli altri e le relazioni col mondo e le relazioni con la Sicilia. Cioè, appunto, la Manna sta sempre lì che fa il pelo al contropelo a Piccionello perché ha detto una battuta, perché ha fatto un proverbio, perché ha detto una sua piccola massima, magari banale, ma che in quel momento sentiva di fare, e Piccionello gli rinfaccia continuamente e sempre di essere uno che si difende, che si tutela, che non si apre mai con gli altri, che usa le battute, le citazioni in qualche modo per stare lontano fisicamente dagli altri. Questi due modi di concepire l'amicizia è un'amicizia un po' litigiosa, piena di baruffe, piena di. Al fondo c'è un'amicizia, quella di Lamanna verso. Quella di Piccionello verso Lamanna, probabilmente anche ereditata attraverso il padre per motivi familiari. Quella di Lamanna è cresciuta nel tempo. E per questo, più è cresciuta nel tempo, e rispondo alla domanda poco fa di Danilo, inevitabilmente adesso non può più essere, se la Manna, diciamo, è tra virgolette un intellettuale, non può stare più solo con la macchetta, devi anche trovare dentro quella macchetta le ragioni che ti costruiscono l'affetto, perché se no sei. Cioè, Sancho Panza alla fine diventa l'amico di Don Chisciotte, quando Don Chisciotte le piglia da tutti i lati, e Sancho Panza viene fuori con la sua umanità, con la sua saggezza, e prende Don Chisciotte, lo rimette in piedi e lui gli regala l'isola, famosa isola di cui sarà Sancho Panza. Beh, a questo punto, Gaetano, mi domando se Sergio Leone, di cui oggi ricorre l'anniversario della scomparsa,
abbia letto Capuano e Pirandello, quelle lettere, perché tutta la filmografia di Sergio Leone è basata sulla cosiddetta amicizia virile, quella che stai dicendo te, quell'amicizia che corre sul filo della quasi, mi si permette il termine, omosessualità. Ma io sai, credo, Danilo, che quella, per quella generazione, la generazione di Pirandello, ma anche per la generazione di Leone, per il tipo di relazione più rigido che si costruiva tra uomo e donna, tra ragazza e ragazza, tra il sesso maschile e il sesso femminile, l'amicizia virile fosse un tipo di amicizia che risolveva tante cose, risolveva anche quella bisogno di affetto, di tenerezza, che oggi probabilmente si risolve o si complica nell'incontro fra generi, ma che per una generazione che era, dove le relazioni tra maschile e femminile erano molto formalizzate, molto tenute a bada, poco fluide, inevitabilmente l'amicizia virile era anche un'amicizia che aveva bisogno anche dentro di sé dell'aspetto femminile. Allora, signori miei, abbiamo raggiunto l'ora. Che bella l'ora. Chiacchierata, che bella chiacchierata, guarda, stupenda, bellissima, guarda, bella veramente. Proprio. L'unica, chiudo soltanto con una certo. cosa, che Camilleri... scusa Livia, volevo salutare Cristina Iardi, che ha mandato sì, prima era con un noi, saluto. Sì, sempre con noi. Esatto. Una cosa che vi accomuna, Gaetano, forse con, vista me da come io ho sempre letto Camilleri, invece, è la solarità che dicevamo all'inizio. Nel senso che, benché tratti i suoi temi, abbia trattato i temi e temi importanti con la sua modalità, ma non ha mai tolto la solarità della Sicilia e del mare a Montalbano, e questo ce l'hai anche tu, quindi anche la fiction stessa ha quella stessa solarità, io l'ho ritrovata come la ritrovo nei libri tuoi e suoi, ritrovo la stessa bella Sicilia di cui parlavi prima, quindi quella che ovviamente a un certo punto ha trovato la crepa per uscire e far vedere veramente il volto, no? Non solo quello che dicevi prima, quindi della mafia. Ecco, volevo aggiungere questa cosa, ringraziarvi perché abbiamo chiacchierato, insomma avete chiacchierato, abbiamo chiacchierato per un'ora, si era detto mezz'ora, quindi come vedi Gaetano, poi uno si fa prendere e va avanti tranquillamente. Ecco, Cristina, guarda Danilo, Cristina ci ha risposto, quindi ci ha seguito fino ad adesso. Che è sempre attenta e affettuosa. Antonella Porena, che è un'altra delle mie ascoltatrici, fa i complimenti, molto interessante e intrigante, ci ringrazia, tutto il pubblico ovviamente ci ringraziano. E niente, Gaetano, io, visto che sei a Roma, spero quando poi torneremo in presenza di riuscire a organizzare qualche cosa, perché Danilo sa che comunque Noir in Villa non è questo. Cioè ci siamo veramente scassati i cabasisi. Ecco, Noir in Villa questa, è un pomeriggio online, l'anno. Basta. Noir in Villa, no, le faremo anche altre cose anche online, ma dovranno essere, diciamo, propedeutiche al grande evento che io faccio di solito annualmente, a cui ti inviterò, quindi quando torneremo in presenza. Io li farò solo quando saremo veramente tranquilli, perché non mi prendo responsabilità, non ce la faccio, quindi continuo con l'online, ma vi invito appena potremo ovviamente a venire a Frascati, tanto insomma da Roma è dietro l'angolo. Posso chiudere con una domanda a Gaetano? Gaetano, ma a Roma c'è qualcuno che produce le cassatine calde? No. No, ecco, basta. Cassatine calde, no. Ma ti posso dire che non nemmeno in tutta la Sicilia si trova. Lo so, perché quella è una novità. Sono arrivato a Palermo, perché dovevo andare per lavoro a Palermo, e invece di andare subito a Palermo mi sono fatto 40 chilometri per andare a Castellammare a comprarmi due cassatelle calde. Ho preso una voglia improvvisa. Okay. Cosa meravigliosa, ciao a tutti, grazie Gaetano, ciao Danilo, ciao.